Una maxi esercitazione, quella messa in campo dall'esercito e dall'ANA con la protezione civile, che nei comuni di Lucola e Rocca di Cambio ha visto schierati circa 200 uomini e donne per White Relief. Nel corso dell'esercitazione, divisa in due giornate che si è appena conclusa, è stato testato il sistema operativo con personale di organizzazioni diverse che hanno lavorato assieme per poter rispondere in maniera sempre più efficace alle calamità. Parte integrante dell'esercitazione, organizzata dal Nono Alpini, il Battaglione Vicenza, l'unità nata nel 2017 per avere proprio sul territorio assetti di pronto impiego. Hanno partecipato anche militari provenienti dal 1° Reggimento Nizza Cavalleria, dal 28° Pavia, dal 41° Reggimento Trasmissioni Cordenons, dall'8° Guastatori Paracadutisti, supportati da elicotteri appartenenti al 3° Reggimento per operazioni speciali. Accanto a loro hanno operato squadre di protezione civile e sanità dell'ANA sezione Abruzzi e anche il reparto operativo di emergenza del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta. In questo caso sono state simulate delle calamità, ma in realtà l'esercito è già intervenuto nelle nevicate del 2017 e in altre occasioni, mettendo a disposizione della popolazione uomini e mezzi, anche ad esempio per ripristinare la viabilità compromessa dopo Rigopiano e Amatrice. A Lucoli è stato montato l'accampamento per l'accoglienza e il ricovero degli sfollati, oltre al posto medico avanzato, alla sala radio con dispositivi per la geolocalizzazione degli assetti sul campo. Ogni team possiede infatti un apparato radio GPS per permettere alla sala operativa di visualizzare la posizione del personale ogni 15 secondi. I militari, nell'esercitazione, hanno raggiunto aree a Casamaina interdette per la presenza di neve, portando medicinali e viveri alle persone isolate. In un altro caso è stata assistita una donna all'8° mese di gravidanza. Hanno destato interesse anche le altre parti dell'esercitazione, come quando al Nono viene chiesto di assistere un furgone portavalori rimasto bloccato a Campo Felice. Spettacolare poi il recupero di un alpinista, travolto con altri 3 compagni di escursione, da una slavina nei pressi di Rifugio Lantino, con l'intervento del nucleo Metemont con il Combat Weather Team, impegnato invece nell'elaborazione degli impatti meteo sulle operazioni di recupero. È intervenuto in questo caso l'elicottero del 3° Reos, assieme alla squadra di soccorso del 9° Alpini. Il reggimento Guastatori Folgore, invece, è intervenuto per mettere in sicurezza l'area della miniera di bauxite, adiacente alla piana di Campo Felice, che ha provocato l'esplosione che ha generato la slavina. Questa esercitazione è il proseguimento di una serie di quello che abbiamo fatto fino ad oggi ed è un sistema per migliorare i rapporti tra l'esercito e la protezione civile, sia nazionale che regionale.